L'arte della guerra di Sun Tzu, questo libricino qua, ci aiuterà nel video di oggi a essere dei trader migliori. Vi chiederete perché questo libricino qua, che è famoso sì in campo economico perché racchiude poi dopo tutto il discorso di come bisogna comportarsi nel campo di battaglia, un libro che è stato scritto penso 2000 anni fa, un lavoro del genere, e può essere utile anche nel trading online, che parla solo di battaglie. Ve lo dico subito, perché leggendolo ho trovato due frasi che racchiudono al loro interno la filosofia dei trader profittevoli. Frase numero 1. Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci il nemico ma non conosci te stesso, le tue probabilità di vincere o perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e non conosci nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia. Questa frase si applica in maniera eccellente al mondo del trading online. Se conosci te stesso e il tuo nemico, vincerai ogni battaglia. Chi è il nemico? Il nemico è il mercato. Tu devi conoscere il tuo nemico, devi conoscere il mercato, devi sapere come si comporta il mercato. Sapere come si acquista, come si vende, come si opera, conoscere l'analisi tecnica, un po' di analisi fondamentale. Tutte queste cose sono necessarie per essere un trader e per guadagnare. Ma non dice solo questo, dice che devi conoscere anche te stesso per vincere ogni battaglia. Perché devi conoscere la tua psicologia, devi conoscere come reagisci in base al problema che ti si pone davanti, devi conoscere la tua emotività e devi riuscire a gestire la tua emotività. La tua profittabilità dipenderà solo ed esclusivamente dalla tua capacità di conoscere il mercato e dalla tua capacità di conoscere te stesso, quindi dalla tua capacità di conoscere analisi tecnica, analisi fondamentale e tecniche operative e dalla tua capacità di controllare la tua psicologia e la tua emotività. Poi mi permetto di aggiungere anche un pezzettino a questa frase che si può applicare meglio ancora secondo me sul trading online, che devi conoscere anche il campo di battaglia. Cos'è il campo di battaglia nel trading online? Il campo di battaglia non è altro che lo strumento finanziario che stai negoziando. Se decidi di negoziare il cambio di valuta euro-dollaro, tu devi conoscere l'euro-dollaro, devi conoscere come si comporta quel cambio, devi conoscere i momenti di maggior volatilità e devi conoscere anche come si è comportato questo cambio nel passato, non solo nel passato recente, ma anche nel passato 10 anni. Devi essere specializzato in quello strumento finanziario. Infatti, non esistono i trader profittevoli, non negoziano tutto. Non esiste il trader che negozia le cripto, il trader profittevole. Poi esistono i trader che fanno tutti quei lavori lì. Ma non esiste il trader profittevole che negozia le cripto, che negozia le azioni, che negozia gli indici, che negozia gli ETF, che negozia le opzioni e che poi dopo ogni tanto va a fare un giro sulle materie prime. Non esiste, esistono i trader specializzati. Tu devi conoscere il campo di battaglia, devi sapere come si comporta lo strumento finanziario che stai negoziando. Questo ti darà maggior sicurezza operativa e ti permetterà anche poi di avere sicuramente più profitti della tua operatività e di conseguenza essere anche emotivamente meno stressato. Seconda frase del libricino, ve la leggo subito. E questa è molto utile. Gli abili guerrieri dell'antichità agivano innanzitutto in modo da non poter essere vinti e attendevano il momento in cui poter vincere il nemico. Questa frase racchiude tutta la pazienza che deve avere un trader. La pazienza è fondamentale. Un trader non è profittevole perché apre tante operazioni, perché il trading non è un lavoro di quantità, è un lavoro di qualità, è come essere un pittore. È un lavoro dove dipende quali operazioni fai, non quante ne fai, e devi essere paziente. Come dice questa frase, il grande guerriero non è un grande guerriero perché attacca in modo impavido, ma perché aspetta il momento giusto per attaccare ed ha la consapevolezza di non essere vinto nel momento in cui attacca. Questa frase poi riassume anche l'importanza di saper gestire il rischio, l'importanza di non perdere denaro, saper come limitare al minimo le perdite. Bisogna assolutamente evitare di perdere denaro nel trading, perché è col denaro che si fa trading. Quindi meglio aprire meno operazioni, poche operazioni, ma con maggior possibilità di profitto. Se si crede che un'operazione non si porterà profitto o si ha dubbiosi, bisogna aspettare.
Infatti le opportunità sul mercato si presentano ogni giorno, sta a noi saperle cogliere, ma se quel giorno non la troviamo, fa lo stesso, perché il giorno dopo, la settimana dopo, se ne presenteranno delle altre. Quindi le due frasi che abbiamo analizzato oggi ci hanno spiegato l'importanza di conoscere noi stessi, e di conoscere i mercati finanziari, e di conoscere lo strumento finanziario che negoziamo quando facciamo trading, e l'importanza di saper aspettare e gestire il rischio. Questo libricino qui potrà sicuramente fornire altre nozioni a chiunque lo voglia leggere. È un libricino che si legge velocemente, chiaramente è tutto fatto a metafora. Quindi poi dopo uno deve riuscire a interpretare quei concetti, dato che nessuno di noi andrà mai in un campo di battaglia a massacrare un nemico in riva a un fiume, almeno lo auguro. Quindi è un libro che consiglio a chiunque poi voglia non solo fare trading ma anche avere una propria attività imprenditoriale, in quanto spiega come muoversi in battaglia, ma può essere sicuramente reinterpretato su come muoversi nel mondo dell'economia, del business e del trading online.